Allora, visto che la telecamera taglia un po', cerco di non usare il mezzo metro dall'inizio alla fine. Allora, teorema. Boucher, Carrelli. Allora, abbiamo il sistema AX uguale B. Scritto per esteso, questo è A, è, la, diciamo, è il sistema A11X1 più A12X2 più puntini puntini più A1NXN uguale B1, A21X1 più A22X2 più A2NXN uguale B2. Poi scrivo tutte le altre equazioni fino ad arrivare all'ultima, che è AM1X1 più AM2X2 più AMNXN uguale BM. Allora, vedete qui il termine noto B1, B2, BM dipende dall'equazione, le equazioni sono M, invece le incognite sono X1, X2, XN, sono N. Allora, il sistema si può scrivere in quattro modi diversi. Si può scrivere come sistema per esteso, questa è la notazione compatta in cui si prende la matrice dei coefficienti A, la si moltiplica per il vettore colonna delle incognite, il vettore x1, x2, xn, e si ottiene il vettore colonna dei termini noti. Vi ricordo che questa è m per n, questa è n per 1 e quindi questa è m per 1. Si trova. Poi il sistema lo possiamo scrivere anche come x1a1 più x2a2 più puntini puntini più xnan uguale b. Questo è un terzo modo di scrivere il sistema, cioè se ci fate caso, la prima colonna di A è tutta moltiplicata per x1, che sommata alla, prima, alla seconda colonna di A, tutta moltiplicata per x2, che sommata alla terza colonna di A, tutta sommata per x3, mi fa esattamente la colonna B dei termini noti. Okay? Un quarto modo di scrivere il nostro sistema è A1 scalare x uguale b con 1, a m scalare x uguale b con m. Ah, supponiamo che il sistema sia la matrice, stiamo in R, diciamo a appartiene a r m per n. In realtà la dimostrazione che faccio vale in quando il campo è R, però quelle, le cose che dico in realtà sono generali, le cose che stavo per dire. Quindi questo è un quarto modo diverso di scrivere il sistema. In questo quarto modo ho usato il prodotto scalare canonico su Rn, perché se ci fate caso questo non è altro che il prodotto scalare tra la prima riga di A e la riga e la riga dei termini noti, perché il prodotto scalare si fa facendo il prodotto riga per colonna di A per la riga dei termini noti girata per colonna, poi si chiama trasposta, non l'abbiamo ancora definita la trasposta. Insomma, si può scrivere così. Quindi, ripeto, il nostro sistema di partenza è questo: noi abbiamo un sistema di equazioni lineari, cioè abbiamo tutta una serie di equazioni, si chiamano lineari perché sono di grado 1 nelle variabili x1, xn, xn. Le equazioni sono m, e ciascuna di esse è uguale a un certo valore noto di 1 bn. Allora, questo sistema si può sintetizzare in vari modi. Posso sintetizzarlo per colonne. Allora, questa sintesi per colonne mi dice che quando vado a prendere la colonna della matrice A, A1 e la moltiplico per x1, più A2 per x2, più A3 per x3, più An per xn, questa mi fa la colonna dei termini noti. Oppure posso sintetizzarlo per righe, questo mi dice che quando faccio il prodotto scalare della prima riga di A con X
la seconda riga di A con X, la ennesima riga di A con X, e questo mi viene B1, B2, Bn. Oppure posso sintetizzarlo complessivamente e posso dire che se prendo la matrice dei coefficienti dell'equazione A e la moltiplico per la vettore colonna, stavolta, delle incognite, mi fa il vettore colonna delle incognite. Ok? Benissimo. Fino a mo' non abbiamo detto niente, quindi non c'è nessun enunciato. Qual è l'enunciato in questo teorema? Allora, l'enunciato di questo teorema si articola in tre punti. Primo, allora questo qua mettiamo un asterisco per dire il sistema asterisco. Il sistema asterisco ha soluzioni se e solo se la dimensione, diciamo il rango della matrice A è uguale al rango della matrice A con aggiunta la colonna B. Questa si chiama, questa è la matrice dei coefficienti, questa si chiama matrice completa, cioè dovete aggiungere ad A una colonna in fondo. Questa è la matrice M per N, la matrice A B non è altro che la matrice A11 A1N B1 A21 A2N B2 AM1 AMN e poi c'è BM. Quindi quando ci aggiungete questa colonna, questa matrice è M per N più 1. Ovviamente, essendo una matrice che ha una colonna in più, che può succedere al rango di A quando aggiungo una colonna? O rimane uguale o aumenta. Se il rango rimane uguale, ci sono soluzioni. Se no, no. Quindi se il rango aumenta, il sistema è incompatibile. Se invece il rango di A è uguale al rango della matrice completa, ci sono soluzioni. Secondo punto, supponiamo che ci siano soluzioni. Allora, X è, diciamo, l'insieme delle soluzioni è del tipo, diciamo, X è soluzione se e solo se X è del tipo X con 0 più W, dove X con 0 è una soluzione particolare, cioè A X con 0 è uguale a B, e W è soluzione dell'omogenea. Il sistema omogeneo associato, scriviamolo per esplicito. Cioè AW deve fare il vettore nullo. Guardate, se riuscite a fare un collegamento, questa è esattamente la stessa situazione, vi ricordate, della parametrizzazione di una retta affine? Io avevo un vettore di traslazione più un vettore che apparteneva a uno spazio vettoriale, in quel caso dimensione 1. Qua come traslazione ci sarà una soluzione particolare e come soluzione generica, da sommare a quella particolare per ottenere la soluzione generica, come secondo pezzo da sommare a quella particolare per ottenere la soluzione generica, cosa c'è? Una soluzione generica, sì, ma di chi?
del sistema omogeneo associato, cioè una soluzione del sistema A W uguale vettore. Terzo, W grande è uguale all'insieme di W, tali che AW è uguale al vettore nullo, è un sottospazio vettoriale di facciamo questo nel caso reale, R alla M per N, di dimensione N meno K. Chi è K? Il rango di A. Vabbè, scriviamo N meno rango di A. Ok? Fine del teorema. Quindi qua, che cosa, come si enuncia questo teorema? Si enuncia dicendo che lo spazio delle soluzioni, allora innanzitutto le soluzioni ci sono solo se vale questa condizione qua. Questa condizione qua si chiama condizione di compatibilità. Se è soddisfatta il sistema è compatibile, se non è soddisfatta il sistema non è compatibile. Chiaro? Secondo, come sono fatte le soluzioni? Le soluzioni sono del tipo una soluzione particolare che serve per traslare sul mio spazio delle soluzioni. Traslare cosa? Un sottospazio vettoriale. Chi è il sottospazio vettoriale? Il sottospazio vettoriale delle soluzioni dell'omogenea associata. Ok? Però lo spazio vettoriale dell'omogenea associata ha dimensione n meno il rango di A. Se c'è una soluzione del mio sistema, prendo una soluzione, la sommo a questo spazio qui e ottengo tutto lo spazio delle soluzioni, che quindi è uno spazio, come si chiama? Affine. Quindi lo spazio delle soluzioni di questo sistema di equazioni lineari è uno spazio affine di dimensione n meno il rango della matrice di partenza, a patto che però questo rango sia uguale al rango della matrice complessa. Se non è uguale al rango della matrice complessa, non ci sta. Chiaro? Ok. Allora, guardate, la dimostrazione di questo fatto, io vorrei cercare di evitare di usare l'altra lavagna, quindi cancellerò probabilmente solo dei pezzetti, perché la dimostrazione è praticamente già fatta. La prima condizione, che la prima condizione sia necessaria e sufficiente per avere soluzioni, sta scritto qua. Perché? Qua cosa c'è scritto? Quando è che ci stanno soluzioni? Se e solo se o la combinazione lineare, una combinazione lineare, cioè se c'è una soluzione x2, xn, che significa che se io prendo x1, x2, xn e li metto qua, questa combinazione lineare delle colonne di A mi fa B. Allora che cosa significa? Che B è una combinazione lineare delle colonne di A. E quindi quando vado a fare il rango di A giusto a posto B, quindi la matrice completa, B è dipendente dalla colonna di A e quindi non mi aumenta il rango. Viceversa, se questo rango non aumenta, che vuol dire? Che B è una combinazione lineare delle colonne di A. Allora prendo i coefficienti di combinazione, li metto qua e mi fanno una sola soluzione. È evidente, diciamo, da questa qua, dalla relazione, la relazione asterisco asterisco mi implica la 1. Quindi questo è banale. Ok. Allora, una volta che abbiamo visto che asterisco asterisco implica la 1, cancelliamo, cancellato una parte, non devo cancellare poi la riscrivo. Questa l'abbiamo usata, quindi la posso cancellare. Andiamo a vedere la 2. Allora, prendiamo due soluzioni, AX uguale B e AY uguale B.
Se io faccio la differenza, cosa mi viene? A per x meno y uguale al vettore nullo, no? Quindi questo qua lo chiamo W, e allora x chi è uguale a, la differenza la facciamo al contrario, è uguale a x più y meno x. Questo è x più W. Quindi cosa ho stabilito? Che se x è una soluzione del sistema, allora, prendo un'altra, eventualmente se ci sta un'altra soluzione, o è l'unica, o se ci fosse un'altra soluzione del sistema, faccio la differenza deve essere una soluzione dell'omo, cioè x si può scrivere come x più una qualunque soluzione omogenea. Viceversa, se ho ax uguale b e aw uguale 0, stavolta faccio la somma e quanto viene? Cioè è semplice. Quindi x è soluzione del sistema se e solo se si può scrivere del tipo x con, ne fisso una di soluzione x con 0, questa qua chiamiamola x con 0, y è una soluzione generica qua, oppure qua W è una soluzione generica omogenea. Quindi fissata una soluzione particolare del sistema, una qualunque altra soluzione si può scrivere come scusate, qua scrivo meglio, y uguale y meno x con 0 più y. Avevo sbagliato prima, uguale x con 0 più y, cioè è un'altra soluzione che posso scrivere come la soluzione particolare più y. Viceversa, se prendo una soluzione particolare più W, questa è soluzione uguale del sistema. Quindi che cosa ho scoperto? Che una soluzione generica del sistema, là l'ho chiamata Y, non X, ma è uguale, si può scrivere nella forma è soluzione se e solo se è della forma X con 0 più W. Okay? Quindi ho dimostrato il punto 2. Allora, per andare a vedere il 3, sì, non mi serve, in effetti lo dovevo riscrivere in ogni caso. Andiamo a vedere chi è il sistema AW uguale a 0. Allora, AW uguale a 0 lo posso scrivere come A1. Allora, W lo scrivo come W1, Wn. A1 scalare W deve fare 0. A2 scalare W deve fare 0. AM scalare W deve fare sempre 0. Ok? Allora, se cosa c'è scritto qua? C'è scritto che se io faccio, questo è per convenienza di dimostrazione, quindi la dimostrazione di questo terzo punto la stiamo facendo quando k è uguale a r, ma in realtà si può fare in generale. Per convenienza di dimostrazione, se io scrivo il sistema dell'omogenea e lo scrivo nella forma, diciamo per righe, cosa scopro? Chi sono le soluzioni del sistema dell'omogenea? Sono tutti i vettori che sono ortogonali a tutte le righe di A. E come si chiamava questo? Era l'ortogonale allo spazio generato dalle righe di A. Ma lo spazio generato dalle righe di A che dimensione ha? K. E l'ortogonale di uno sottospazio vettoriale di dimensione K, abbiamo già visto che era uno spazio vettoriale, che dimensione ci aveva? N-K.
e quindi finì. È chiaro? Quindi lo ripeto, il teorema ha tre punti. Primo punto: il sistema è compatibile se e solo se vale la condizione di compatibilità. Cosa dice la condizione di compatibilità? Che il rango di A deve essere uguale al rango della matrice completa. Se questa condizione è soddisfatta, ci sta una soluzione, se no, no. Secondo punto: come è fatto la struttura dell'insieme delle soluzioni? È uno spazio affine. Supponiamo che ci sia una soluzione, si prende una soluzione, si toglie. Nel momento in cui la andiamo a togliere da un'altra soluzione, otteniamo la soluzione dell'omogeneo. Quindi ogni soluzione è del tipo: vedete, prendo un'altra soluzione, ci tolgo questa soluzione qua e ottengo una soluzione dell'omogeneo. Viceversa, se è una soluzione dell'omogenea, aggiungo questa soluzione qua, ottengo una qualunque soluzione, ottengo un'altra soluzione. Quindi tutte e solo le soluzioni hanno questa struttura: una soluzione particolare fissata come vi pare, più una soluzione generica, ma non del sistema omogeneo adesso associato. Si dice omogeneo perché i termini nodi in questo caso sono tutti zero. Terzo punto: quante sono le soluzioni? Raga, o è una o sono infinite, o sono zero, perché il sistema è incompatibile. O è una, quando è una? Quando questo k è uguale esattamente a n, allora la dimensione dello spazio può succedere, la dimensione dello spazio vettoriale dell'omogeneo fa zero. Che vuol dire? Il sistema omogeneo, questo è sempre compatibile, perché qua, quando andate a fare la condizione di compatibilità, cosa aggiungete come B? La colonna nulla, cioè se io al posto di W ci metto tutti zero, mi verranno soddisfatte queste cose qui? Sì, però ci sono due casi: o W1 uguale a 0, W2 uguale a 0, Wn uguale a 0 è l'unica soluzione, e questo quando si avrà? Quando la dimensione del rango di A fa n, se no, no, la dimensione fa k e quindi la dimensione della differenza è positiva. In quel caso le soluzioni quante sono? Stiamo in R, se il campo è R sono infinite. Chiaro? E qua si dice infinito alla n-k. Perché infinito alla n-k? Perché vedremo quando andiamo a fare, oggi pomeriggio andiamo a fare gli esercizi, vediamo che la struttura dello spazio delle soluzioni sarà una soluzione particolare più questo spazio vettoriale, e questo spazio vettoriale dipenderà da n-k parametri liberi, perché c'è la dimensione n-k. Chiaro? Ok. Quindi questo è il teorema di Euchet-Capelli. Adesso andiamo a fare qualche esempio. Lascio soltanto l'enunciato. Allora, facciamo qualche esempio. Prendiamo per esempio questa equazione, questo sistema qua, x più vediamo un po' x più 2y uguale 1 2x più 4y uguale 3.
Allora, questo è un sistema incompatibile. Qual è il problema? Allora, qual è la matrice dei coefficienti? La matrice dei coefficienti è 1, 2, 2, 4. Qual è il rango? Il rango di A fa 1. Perché fa 1? Perché questo è il doppio di questo. Invece AB, che è la matrice 1, 2, 1, 2, 4, 3. Allora, come vedete, questo non è il doppio di questo, quindi questo rango non fa 1. Quindi il rango di AB fa 2, 1 è minore di 2. Quindi che vuol dire? Che il sistema è incompatibile. Altrimenti detto, il primo membro qua, lo vedete che è il doppio di questo? Allora, se questo fa 1, il doppio di 1 deve fare 2, non può fare 3. Perché cosa succede? Se io tolgo da questa equazione il doppio di questa, rimango con 0 uguale 1. E questo è assurdo. Sottraendo dalla seconda equazione il doppio della prima, si ottiene un assurdo. Quindi che vuol dire? Che questo sistema non ha soluzione. Ok. Allora, andiamo a vedere supponiamo di avere un sistema con stavolta tre incognite e due equazioni. Vediamo un po'. Questo sistema è compatibile o no? Perché no? Per lo stesso identico motivo di prima, la matrice A è 1, 1, 2, 2, 2, 4, è a rango 1, ma quando ci aggiungo 1, 3, il rango diventa 2. Perché se andate a calcolare con la prima equazione, questo dovrebbe essere il doppio di questo, e il vero fino alla terza, la quarta no. Quindi questo sistema è incompatibile. Adesso andiamo a prendere un sistema sempre di due equazioni in tre incognite, x più y più z uguale 3. Allora, x più y più 2z uguale 4. È compatibile stavolta? In questo caso il rango di A prima faceva 1, che era minore del rango della matrice completa. Compatibile sì o no? Per forza sì, perché il rango di A quanto fa? Chi è A? 1, 1, 1, 1, 1, 2. Il rango di A quanto fa stavolta? Questo è il multiplo di questo. E allora fa 2. Il rango di AB quanto può fare? È sempre 2 può fare, perché la matrice AB avrà sempre due righe e quattro colonne, sopra due non ci può andare, è maggiore o uguale di questo, quindi meno di 2 non può essere, più di 2 non può essere, fa 2. Quindi la matrice, allora, quante sono le soluzioni di questo? Allora, questo qua è il primo sistema compatibile che abbiamo trovato.
Quante sono le soluzioni di questo sistema? Quante sono le incognite? Quant'è il rango della matrice? Quante sono le soluzioni? No, l'infinito alla 1. Questo è un modo per abbreviare, cioè sono uno spazio affine di dimensione 1. Perché sono infinito alla 1? Allora, guardate, se io faccio la sottrazione delle due equazioni, il mio sistema diventa z uguale 1 e poi viene x più y uguale 2. Nel momento in cui questa meno questa fa z uguale a 1, x meno x ne va, y meno y ne va, 2z meno z fa z, 4 meno 3 fa 1. Poi nel momento in cui sostituisco, qua mi viene x più y più 1 uguale 3, quindi porto all'altra parte x più y uguale a 2. Poi viene x più y più 2 uguale 4, porto all'altra parte viene x più y uguale a 2, quindi vedete che mi rimane solo z uguale a 1 e l'equazione x più y uguale a 2. Ok. Allora, z uguale a 1 lo lascio stare come mi pare. Poi posso scrivere qua y uguale 2 meno x. Cioè posso anche scrivere x, y, z uguale, un po' più a destra, se no a fine non si vede, x, y, z uguale x 2 meno x 1. Ma lo posso scrivere anche così: 0 2 1 più x che moltiplica meno 1 1 0. Scusate, 1 meno 1 0. E x è rimasto appeso, è un parametro arbitrario, vedete? Io ho espresso y in funzione di x e poi la x rimane arbitrario. E qua il motivo, sono finite le equazioni. Questo scrivere, passare da qua a qua, se vi ricordate, abbiamo già fatto quando dovevamo fare le rette, no? Quindi si vede. Questo è, i determinati sono 0 più x, 2 meno x, 1 più 0, quindi 0, 2, 1 più x che moltiplica 1 meno 1, 0. Ok? Allora vedete, chi è 0, 2, 1? È una soluzione particolare? Se io ci metto 0 più 2 più 1 fa 3, 0 più 2 più 2 fa 4, è una soluzione particolare. E chi è 1 meno 1? Anzi, 1 meno 1, 0. 1 meno 1 più 0 fa 0. 1 meno 1 più 0 fa 0. E se ci metto x meno x, 0, x meno x più 0 fa 0, x meno x più 0 fa 0. Vedete che questa, 1 meno 1, 0, è una soluzione dell'omogenea. E tutte le soluzioni omogenee sono x meno x0. Lo volete vedere meglio? Prendiamo il vettore dei coefficienti 1, 1, 1, facciamo il prodotto scalare con a, b, c e imponiamo che faccia 0, poi facciamo 1, 1, 2, scalare a, b, c, deve fare più 0. Allora cosa scopriamo? Che a più b più c deve fare 0, o che a più b più 2c deve fare 0, c uguale a 0, b uguale a meno a. Allora metto a uguale a 1 e che cosa mi viene? Il vettore 1 meno 1 è 0. Quindi 1 meno 1 è 0 è la base dell'ortogonale a questi due vettori qua. Questi sono i vettori, sono le righe di A. Ho messo per colonna, ma sono le righe di A.
Allora, il vettore che è ortogonale ad ambedue è 1 meno 1, 0 e tutti i vettori hanno l'equilibrio proporzionale, perché questi sono vettori che hanno dimensione, già hanno spazio di dimensione 2, siamo in R3 perché le variabili sono 3, l'ortogonale ha dimensione 3 meno 2 che fa 1. Quindi queste sono tutte le soluzioni. Uno dice: ma non le posso scrivere in maniera diversa? Certo, il mio spazio delle soluzioni, R, lo posso anche scrivere come 1, 1, 1 più lambda 1, meno 1, 0 al variabile di lambda appartenente a R. L'ho chiamato R perché in questo caso c'è la dimensione 1, se no lo chiamavo no. Ok? Perché che cosa ho cambiato? Come vedete, la soluzione, lo spazio vettoriale delle soluzioni omogenee non lo posso cambiare. Quindi, siccome quello c'è la dimensione 1, il vettore che lo genera è sempre quello. O al più o al più potrei prendere, invece di 1 meno 1, 0, potrei prendere meno 1, 1, 0, oppure 2, 2, 2 meno 1, 0, 2 meno 2, 0. Cioè un vettore proporzionale. Quello che posso cambiare è la soluzione particolare. Perché posso cambiare la soluzione particolare? Perché per esempio anche 1, 1, 1 va bene. Se provate a vedere 1 più 1 più 1 fa 3, 1 più 1 più 2 fa 4. Come si ottiene per esempio questa soluzione particolare qua? Mettendo x uguale a 1 viene a ponere 1, 2 meno 1 fa 1, 1 più 0 fa 1. Invece di usare quella soluzione particolare posso usare un'altra soluzione particolare. È esattamente la situazione quando dovevamo descrivere la parametrizzazione di una, in questo caso retta, perché la soluzione in questo caso ha una dimensione 1. Ok? Diciamo, il vettore di traslazione era un vettore che stava sulla retta, corrispondente a un punto che stava sulla retta, soluzione particolare, più tutte i multipli del vettore di direzione, che in questo caso sono tutte le soluzioni dell'omogeneità. Ok? Ok. Prima di pranzo abbiamo ancora 7-8 minuti, 6 minuti. Voglio fare un caso particolare. Allora, facciamo caso particolare. Prendiamo un sistema quadrato, quindi A n per n. Prendiamo il sistema AX uguale B. E supponiamo che il determinante di A sia diverso da 0. Allora, cosa possiamo dire in questo caso qui? Vediamo un po' Luce Capelli cosa dice. Se è coerente. Allora, in questo caso noi già l'avevamo trovata la soluzione. Ma chi è la soluzione? Come si ottiene la soluzione? Se il determinante di A è diverso da 0, questa matrice è invertita. Allora, come si fa? A meno 1 per A per x uguale a meno 1 per b, e quindi viene x uguale a meno 1 per b. La soluzione, la soluzione è unica. In questo caso c'è una sola soluzione. Ma vediamo cosa dice Luce Capelli, vediamo un po'. Luce Capelli dice che il rango di A deve essere uguale al rango di AB. Quanto fa sto rango?
Ah, fa n, perché fa n? Determinante diverso da 0. Quando la matrice ha determinante diverso da 0, il rango, la matrice quadrata, il rango è massimo. E quando può fare sto rango? Questa matrice era n per n, questa è n per n più 1, quindi pure questo non può fare più di n, faceva almeno n, quindi fa n per 1. Quindi il sistema è compatibile. Detto questo, il sistema è compatibile. Quante sono le incognite? N. Quanto è il rango della matrice? N. Quanto è la dimensione dello spazio di risoluzione omogenea? 0. Che vuol dire? Che la soluzione omogenea ha una sola soluzione. Infatti, se io scrivo AW uguale a 0, questa non è altro scritta per colonne, che mi dice che una combinazione lineare delle colonne di A fa il vettore nullo, ma questo non può essere, o meglio, può essere solo quando tutti i W, tutti, diciamo, le coordinate di W sono nulle. Per quale motivo? Perché noi sappiamo che siccome determinante di A è diversa da 0, le colonne sono indipendenti. Chiaro? Quindi questa qua W, se solo se W è vettore diverso. Però dipende sempre da questo, eh? Determinante di A è diverso da 0. È chiaro? Se invece il determinante di A non facesse 0, allora si apre un mondo di possibilità. Facesse 0. Allora che vuol dire? Che questo rango fa la K. Allora dipenderà da questo rango. Se questo sarà maggiore di K, il sistema è incompatibile. Se sarà uguale a K, il sistema è incompatibile. Però le soluzioni saranno infinite. Saranno infinito alla n-k. Quindi quando un sistema è quadrato ha un'unica soluzione, la soluzione esiste ed è unica se e solo se il determinante è diverso da 0. Se il determinante è uguale a 0, o non esiste oppure non è unico. Chiaro? Un sistema, quando il numero delle equazioni è minore del numero delle incognite, o è incompatibile o avrà sempre infinite soluzioni, perché il numero di equazioni, se è minore del numero delle incognite, vorrà dire che il rango di A sarà minore del numero delle incognite. Quindi n-k, se viene verificato le condizioni di compatibilità, sarà sempre positivo, e quindi sarà sempre infinite soluzioni. Viceversa, se il numero delle equazioni è molto, diciamo, è maggiore o uguale al numero delle incognite, se il sistema è compatibile, in quel caso bisogna andare a vedere se il rango fa n, più di n non può fare, perché altrimenti vorrebbe dire che non può fare perché la matrice è m per n, perché può avere anche 500 equazioni, ma l'incognito è sempre n, quindi il rango più di n non può fare, il rango non può superare né il numero di righe né il numero di colonne. Però se venisse il rango effettivamente uguale a n e fosse uguale al rango della matrice completa, allora vuol dire che delle mie 500 equazioni in 7 incognite, 7 me le devo conservare, le altre non servono perché sono la combinazione lineare di queste 7. Chiaro? E il sistema avrà un'unica soluzione. Bel caso. Vabbè, comunque qua ci divertiamo oggi pomeriggio a fare un po' di... oggi pomeriggio vediamo solo un'altra cosa di teoria e poi facciamo esercizi. Vediamo il teorema di Cramer, cioè che è la formula di Cramer, che è un modo di trovare le soluzioni, la soluzione in questo caso qua.